300.000 euro per promuovere la ricerca di AIL Ferrara, Istituto Oncologico Romagnolo e Istituto Ortopedico Rizzoli. È il sostegno con cui il gruppo Eurovo, azienda leader in Europa nella produzione e commercializzazione di uova e ovoprodotti, ha voluto essere al fianco di tre importanti realtà che operano nella ricerca medico-scientifica nel territorio emiliano-romagnolo. Il progetto è stato presentato a Imola, al centro del triangolo Bologna-Ferrara-Forlì, in cui lavorano le tre eccellenze che il gruppo ha deciso di supportare. Sono stati già fatti tanti passi avanti per quello che è la ricerca contro il cancro, che è un problema molto grave per tutti noi. Sappiamo benissimo, tante famiglie vicino a noi, tanti amici, tanti collaboratori. Pensiamo non sia sufficiente, che siano necessari investimenti massicci nel tempo, quindi speriamo di consolidare questo rapporto con gli enti che oggi ci hanno voluto seguire e con i che ci hanno dato l'opportunità e l'onore, il privilegio di poter contribuire a questi progetti e di fare di più. In particolare, la donazione favorirà la ricerca sullo studio del linfoma di Hodgkin, permetterà di perfezionare le protesi su misura per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta e sosterrà uno dei percorsi di ricerca oncologica più promettenti, l'immunoterapia. L'immunoterapia è sicuramente negli ultimi 5 anni la scoperta più importante che c'è stata nel campo della terapia dei tumori. Il cancro del polmone, che era quasi incurabile pochi anni fa, oggi sta diventando una malattia curabile, cronicizzabile in molti casi, guaribile in alcuni altri. Ma non c'è solo questo, la nuova frontiera delle nanotecnologie, per esempio, la componente delle cosiddette terapie target intelligenti, che si basano sulla conoscenza dei bersagli molecolari sensibili dove possiamo dirigere questi farmaci e distruggere le cellule tumorali.